Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film cinese romantico intitolato Sweet Combat. Attenzione spoiler! Buona visione! Nella scena iniziale veniamo introdotti a Fang Yu, la migliore combattente femminile di MMA nello stato. Ha solo recentemente iniziato a prendere parte a scontri ufficiali, ma ha avuto un record imbattibile. La sua recente grande vittoria ha fatto scalpore tra i media, che l'hanno resa ancora più popolare. Un flashback ci mostra Fang Yu mentre dice a suo nonno che è un ricco uomo d'affari, che vuole essere una combattente. Si è sempre pensato che avrebbe aiutato l'azienda di famiglia dopo essere cresciuta, così suo nonno è molto deluso. Veniamo quindi introdotti a Ming Tian, un giovane che vive a Macao. Ha due fratelli minori, che attualmente studiano alle scuole medie. I bambini sono sotto la responsabilità di Ming Tian perché la loro madre li ha abbandonati e loro padre è morto. Suo fratello adora guardare la MMA in TV, e la sua combattente preferita è Fang Yu, a cui si riferisce come la regina. Per guadagnare per i suoi fratelli più piccoli, Ming Tian ha dovuto abbandonare il college e iniziare a lavorare come fattorino presso un ristorante locale. Attualmente sta facendo del suo meglio per entrare in un college con una borsa di studio decente, per continuare la sua istruzione. Un giorno al lavoro, gli viene chiesto di consegnare del cibo a un insegnante di arti marziali locale. Il lavoro è difficile, perché il posto è a 20 minuti di distanza, ma il cliente vuole il cibo in meno di 15 minuti. Durante la consegna, vediamo il grande senso dell'orientamento di Ming Tian. Ha praticamente memorizzato ogni strada e scorciatoia nella città, e ciò lo aiuta a fare il suo lavoro in modo efficiente. Quando è quasi arrivato alla destinazione, vede una povera venditrice di strada che cerca di raccogliere dei frutti che sono caduti dal suo carretto. Mentre la aiuta, il carretto scende lungo la strada. In quel momento appare la combattente Fang Yu e calcia il carretto per fermarlo dal muoversi ulteriormente. Fa più male che bene, in quanto il carretto si rompe e tutti i frutti vengono distrutti. Quando le viene chiesto di scusarsi con la venditrice, lei semplicemente le porge un pacco di soldi per il danno e se ne va. Ming Shan sbuffa verso la ragazza maleducata e continua la sua strada verso la consegna. Fang Yu poi va dal suo ex insegnante di arti marziali e gli chiede aiuto. È messa sotto pressione dalla sua famiglia per lasciare la MMA e unirsi ai loro affari. Confusa, vuole che lui prenda una decisione per lei, ma l'insegnante si rifiuta di farlo perché la scelta è sua e deve decidere lei cosa vuole fare. Proprio in quel momento, Ming Tian arriva, scoprendo che il cliente che ha ordinato il cibo è l'insegnante di arti marziali. Lui e Fang Yu si guardano, ma non condividono una parola prima di andare avanti per strade separate. Verso il ristorante, Ming Tian riceve un'email con un'offerta universitaria, che gli offre una borsa di studio del 70%. Tuttavia, il college è in un altro stato. È confuso se vuole trasferirsi per la sua istruzione, o restare lì perché i suoi fratelli sono già abituati alla loro vita a Macao. Per risolvere il dilemma, si rivolge alla fontana della saggezza e chiede all'universo di mostrargli la via. Allo stesso tempo, Fang è dall'altra parte della fontana, mentre fa lo stesso. Pensano per un po' e prendono una decisione. Fang Yu decide di portare avanti la sua carriera di combattente, mentre Ming Tian ha intenzione di trasferirsi in un altro stato. Il capo di Ming Tian è un uomo gentile che lo aiuta a trasferirsi e gli fornisce un lavoro come fattorino nel posto in cui sta andando. Gli offre persino denaro e risorse se ne ha bisogno. Nella scena seguente, vediamo Ming Tian e i suoi fratelli mentre si trasferiscono in una nuova casa. Anche se non è il massimo come quartiere, l'interno del luogo è abbastanza accogliente. I bambini sembrano adorarlo, e ciò rende felice Ming Tian. Come primo pezzo di decorazione, mette una foto di lui e del suo maestro su uno scaffale. Si scopre che era solito allenarsi nella box con il maestro, prima della sua morte. In seguito a ciò, Ming Tian porta i bambini a scuola, si iscrive al suo nuovo lavoro in un KFC, e poi finalmente va al college per la prima volta. Si è iscritto alla migliore scuola dello stato, la Jiangze. Prima di quell'anno, il college era in realtà per sole ragazze. Ming Tian sarà uno dei primi ragazzi ad andare allo Jiangze. Tuttavia, quando entra, si rende conto che potrebbe essere l'unico ragazzo tra centinaia di ragazze. Inizia a chiedersi se ha interpretato male la lettera di offerta, perché non c'è un solo uomo in vista. Le ragazze sono incuriosite da lui, e non aiuta il fatto che è anche molto bello. Improvvisamente, si scontra con Xiaomi, una studentessa maschiaccio che ama boxare e skateare. Ming Tian la scambia per un ragazzo, e all'istante inizia a parlare di quanto sia grato di aver trovato un altro uomo. Invece di correggerlo, Xiaomi mette semplicemente una minuscola forcina rosa sui suoi capelli e si presenta.
Uno scioccato Ming Tian si scusa, prima che lei se ne vada fissandolo. Il preside e un insegnante di nome Mr. Wang sono preoccupati, perché inizialmente 10 uomini avevano fatto domanda per il college, ma dopo aver visto un video in cui c'erano solo ragazze, hanno fatto tutti richiesta di trasferimento. Attualmente, Ming Tian è l'unico rimasto. Il preside ordina al signor Wang di fare qualunque cosa per mantenerlo soddisfatto, in modo che non se ne vada. Vogliono espandere il college, e la presenza di uno studente maschio ha un ruolo importante in ciò. Fuori, le ragazze iniziano a impazzire a causa di Ming Tian. Gli bloccano la strada, offrendogli un aiuto di cui chiaramente non ha bisogno. Una delle ragazze e Xiaomi scoppiano in una discussione su chi dovrà portare Ming Tian all'ufficio del preside. Il conflitto finisce solo quando lui le inganna a guardare da un'altra parte, e scappa. Mentre è lì, gli capita di imbattersi in Fang Yu. All'istante la riconosce come la ragazza maleducata di Macao. Lei gli taglia accidentalmente la mano con la sua borsa, e gli dà dei soldi per mettersi un cerotto. Ming Tian è furioso per il suo comportamento materialista, e le chiede delle scuse, ma per Fang Yu i soldi valgono più delle scuse. Prima di partire, Ming Tian le dice che è una maniaca, e ciò innesca un trauma infantile in Fang Yu. Un flashback ci mostra che Fang Yu ha preso a calci il carretto quel giorno per salvare una bambina che stava attraversando la strada di fronte a loro. Le sue intenzioni erano pure, ma esse hanno fatto subire alla venditrice una perdita. In classe, Ming Tian si trova tra diverse ragazze, ed è chiaramente a disagio. Le ragazze non possono fare a meno di fissarlo, anche se lui non richiede l'attenzione. Nel frattempo, Xiaomi e Fang Yu si stanno allenando insieme nel club di box del college. Si scopre che sono migliori amiche, e condividono un interesse in comune per la box. Xiaomi vede che qualcosa sta tormentando la sua amica. Quando le viene chiesto, lei afferma che i commenti duri del ragazzo l'hanno fatta ripensare al suo comportamento. Nella scena seguente, è a casa, mentre pensa a Ming Tian ancora una volta. Un flashback ci mostra che quando era piccola i suoi genitori si rifiutarono di riconoscere che era una ragazza. Hanno sempre voluto un figlio, così quando è nata l'hanno trattata come tale. Non le era permesso farsi crescere i capelli, o di vestirsi da ragazza. La sua mente ingenua ha capito che era una ragazza solo quando il suo fratello più giovane è nato. Solo dopo la sua nascita, i suoi genitori le hanno permesso di indossare abiti femminili. Felicissima di essere finalmente in grado di esprimersi, è andata dalla sua cotta e gli ha fatto un regalo, ma poiché tutti i suoi amici pensavano che fosse un ragazzo, le hanno dato del mostro. L'incidente l'ha traumatizzata così tanto che continua a lottare con la sua identità di genere. Nel frattempo, a casa di Ming Tian, suo fratello si sveglia nel sonno e colpisce l'aria con dei pugni. Ming Tian ride della sua dolcezza, prima di rendersi conto che la ragazza con cui ha litigato è l'idolo di suo fratello. Pensa che gli occhi di Fang Yu assomigliano a quelli di sua madre, ed è per questo che si è arrabbiato così tanto quella mattina. Al college, Ming Tian è continuamente infastidito dalle ragazze, al punto che riesce a malapena a concentrarsi sullo studio. Il preside e il signor Wang dall'altra parte sono felicissimi che abbia accettato di restare, ma Ming Tian ha intenzione di trasferirsi anche se gli altri college forniscono una percentuale minore di borsa di studio. I diversi club del college sono una caratteristica distintiva unica. In essi gli studenti trascorrono più tempo rispetto che sui libri. Nei club il loro talento e le loro capacità vengono migliorate ed esposte a livello internazionale. Alcune ragazze seguono lezioni di box, alcune di taekwondo, alcune di ginnastica, e così via. Fang Yu e Xiaomi sono nel club di box. Le matricole sono incoraggiate a fare un giro di tutti i club per scegliere quello a cui vogliono partecipare. Durante il tour, Ming Tian scopre il club di box e trova Xiaomi e Fang Yu che combattono. È ipnotizzato dalle sue abilità, che sono molto simili a quelle del suo maestro. Presume che lei si sia allenata con lo stesso maestro, ma respinge il pensiero. Le ragazze forzano Ming Tian ad entrare nei loro club e combattono addirittura per ciò. Per sbarazzarsi di loro, lui ignora i suoi interessi e decide di aderire al club di nuoto, quello con meno membri tra tutti. Va con sicurezza in piscina e si tuffa aspettando l'arrivo degli istruttori. Stranamente, la piscina è però piena di diversi pesci. Una donna lo informa che il club è stato sciolto a causa della bassa adesione e la piscina è stata modificata in una piscina ecologica. Questa è l'ultima goccia per Ming Tian, che decide di trasferirsi in un altro college, anche se significherà pagare più tasse. Porta la sua preoccupazione al signor Wang che lo implora di restare. Ha addirittura scattato una foto del suo profilo, da mettere come silhouette nel bagno degli uomini in costruzione in fondo al corridoio. Tuttavia, l'onore non basta per fare in modo che rimanga. Quando lo richiede ripetutamente, il signor Wang rivela che il processo di trasferimento è abbastanza semplice. Dovrà compilare un modulo,
e metterlo nella cassetta del college. Ming Tian fa come detto, ma si trova di fronte a un leggero problema quando va a imbucare il modulo. Un gruppo di donne che affermano di essere le prime laureate provano a fermarlo. Sono state nominate ufficiosamente dal preside per impedire a Ming Tian di raggiungere la cassetta. Le donne addestrate lo sconfiggono facilmente e lo rimandano indietro all'ufficio del signor Wang. L'insegnante si rifiuta di lasciarlo andare, ma gli offre un affare più allettante. Promette di prolungare il periodo di pagamento del prestito studentesco fino a 30 anni, senza interessi. Ming Tian così studierà gratis, se accetterà l'accordo. Con la sua condizione finanziaria attuale, non vuole perdere una tale opportunità, anche se la pressione di essere l'unico ragazzo tra centinaia di ragazze è troppa per lui. Decide quindi di considerare l'idea. In seguito, Ming Tian va in bagno per cambiarsi, ma si scopre essere in quello delle donne. Incontra quindi una Fang Yu nuda, che lo calcia a terra. Mentre i due litigano, Xiaomi entra in bagno e presume che stavano facendo qualcosa di strano. I due respingono la faccenda, prima che Ming Tian si allontani. Nella scena seguente, vediamo Xiaomi, Fang Yu e la loro rivale della lezione di Taekwondo in una gelateria. Stanno discutendo su chi può prendere l'ultimo cucchiaio di gelato alla fragola. Nel frattempo, Ming Tian sta consegnando cibo, quando nota un bullo che trascina un bambino in strada. Aiuta il ragazzo a scappare, ma viene a sua volta catturato dal bullo. Lo portano quindi in un campo e lo minacciano, finché le ragazze non arrivano sulla scena. Inizialmente cercano di risolvere il problema parlando, ma quando i bulli iniziano a usare le mani, scoppia una rissa. Dopo una lunga e intrattenente lotta, le ragazze e Ming Tian riescono a cacciarli. Ming Tian è molto grato a loro e fa amicizia con loro dopo l'incidente. A causa delle ragazze, la vita del college non gli sembra poi così male. Anche se potrebbe incontrare problemi lungo la strada, decide di annullare il suo trasferimento e restare allo Jiangzhe. Il giorno dopo accetta l'offerta del signor Wang, con molta gioia dell'insegnante. Con le sue nuove amiche e ulteriori vantaggi, Ming Tian spera di avere una vita universitaria tranquilla per i prossimi 4 anni. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.